Amici agricoltori, ben trovati ad Agriinforma. Siamo arrivati sul Mincio perché oggi con Confaimantova festeggerà l'appuntamento dei primi 80 anni dalla Costituzione. Un traguardo molto importante per Confaimantova, 80 anni, e la tradizione appunto è di lunga data. Si nasce nel 1936 con il consorzio Trebbiatore, giusto Presidente Speziali? 1936, e con diverse nomi, dal consorzio Trebbiatore, l'Unione Trebbiatore Mantovana, poi APIMA Mantova e poi Confai Mantova. Siamo arrivati al 2016 e appunto festeggiamo questi 80 anni di storia dell'associazionismo. Tra l'altro uno delle prime associazioni, se non la prima, a livello nazionale, penso, poi seguite da altre associazioni, prima lombarde e poi su tutto il territorio nazionale, che hanno colto questa esigenza di associare queste imprese di servizi che operavano in agricoltura. Ecco, ma come è cambiato l'associazionismo dal 1936 al 2016? Sì, è cambiato il mondo, effettivamente. Nel 1936 si nasce per una esigenza di sfamare la gente, cioè nel senso che allora c'era una grande scarsità di cereali per... Mi viene in mente la semplice panificazione, il grano era uno dei cereali più in voga, se non l'unico o uno dei pochi che c'erano, c'era anche il riso in certe zone. E quindi da allora con i trebbiatoi, le macchine a vapore, i primi trattori, la meccanizzazione è partita e si è sempre più affinata, diciamo, seguendo anche l'evolversi del modo di coltivare i terreni. Insomma, una tecnologia che avanza e quindi avanza anche il modo comunque di unirsi e di collaborare. Certo, sì, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Se pensiamo ai primi trebbiatoi che trebbiavano il grano sulle aie, ai sistemi satellitari di adesso che evitano sovrapposizioni, evitano inquinamenti, evitano tante cose che adesso addirittura la comunità europea ci impone di osservare. Quindi siamo arrivati ad oggi che veramente il grado di specializzazione è altissimo. Questo è quasi un obbligo, prima di tutto diciamo imposto dal sistema, ma anche sta diventando un obbligo anche economico, perché tutti questi risparmi di prodotto, questi risparmi di tempo si stanno rivelando ormai in un'economia così al limite della sussistenza, si stanno rivelando importantissimi. Quindi la tecnologia ci aiuta un po' su molti fronti, ecco. Main sponsor dell'evento è l'azienda Battini Agri, che oggi si mostra con il nuovo logo e con il nuovo claim Innovation is an Attitude, perché oggi parliamo sia di storia ma anche di innovazione, e quindi qua il matrimonio è perfetto, un matrimonio che durerà 3 anni. Sì, abbiamo chiuso questo accordo, sono molto orgoglioso perché finalmente agli agromeccanici viene data la possibilità di vedere e forse toccare dal vivo anche la vera tecnologia di Kernelan. Questa è una cosa che a me inorgoglisce. Ovvio che il comparto agromeccanico è uno dei comparti più importanti sul quale credo la nuova meccanizzazione agricola si baserà per il prossimo futuro, quindi noi abbiamo macchine molto molto tecniche e tecnologiche ed è ovvio che un comparto, ripeto, agromeccanico è quello a cui è giusto rivolgersi prima di altri. E appunto oggi in questa giornata gli agricoltori potranno toccare con mano alcune macchine. Sì, c'è una rivoluzione in atto, l'abbiamo detto in alcuni convegni, la rivoluzione è chiara, è quella di utilizzare macchine di un certo tipo e quindi lasciare la gestione tradizionale del terreno, e poi soprattutto la seconda rivoluzione è quella di applicare la precision farming a tutto quello che oggi è possibile. Quindi queste sono le due cose su cui punteremo nel convegno di oggi. Sono macchine completamente diverse, in tante trasmissioni le abbiamo presentate, ovviamente CLC, Quali Disc, ma soprattutto il CultiStrip sta prendendo molto molto piede. Abbiamo in atto alcuni piani agronomici globali su cui stiamo testando appunto la valenza di queste tecnologie, ed oggi per la prima volta presenteremo questi risultati, primi risultati, direttamente al convegno. E poi ci sarà anche Diserbe Concime.
il diserbo non poteva mancare, assieme al concime. Sono le due tipologie di lavorazioni dove il ritorno degli investimenti è forse più veloce. Sono quelle più capibili velocemente, dove la tecnologia è molto più applicabile, e quindi è ovvio che in ogni nostro convegno presentiamo queste due tipologie di macchine, ma non dimentichiamoci le altre, perché prima di fare diserbo e prima di fare concime c'è una lavorazione. E beh, bisogna preparare il terreno, se no... Bisogna prepararlo in modo che si possa seminare. Abbiamo delle seminatrici di un certo tipo che sono in grado di seminare anche in condizioni di terreno non propriamente preparato, però insomma tutto ciò che è preparazione del terreno per ridurre i costi noi ce l'abbiamo. Ecco, e oggi poi vedremo per la prima volta, mostreremo anzi al pubblico questo nuovo logo. Sì, questo processo di trasformazione è iniziato, crediamo che di avere questa grandissima attitudine all'innovazione ed era giusto inserirlo nel claim e nel logo e utilizzarlo in ogni nostra campagna pubblicitaria, dai Deplian ovviamente alla televisione. Ci dobbiamo contraddistinguere, questo credo sia stato sempre quello che ci ha contraddistinto in questi ultimi anni e da adesso in avanti continueremo a spingere su questo settore. E poi, tornando al concetto di toccare con mano la tecnologia, domenica prossima, il 22 di maggio, ricordiamo l'evento molto importante nel Cremonese, dove Minima Lavorazione e Fienagione saranno le protagoniste. Siamo un'azienda mantovana, ma copriamo il territorio cremonese, tra i più importanti del nord Italia, ed era giusto focalizzarci lì. Ci siamo strutturati anche a livello di vendite con un nuovo inserimento molto molto efficace dall'inizio dell'anno, e quindi era giusto, come ripeto, mostrare i muscoli là. Come abbiamo detto poco fa, abbiamo iniziato questo progetto di implementazione di questi sistemi di lavorazione. Là era un po' che un sistema del genere non veniva mostrato, quindi partiremo ovviamente dalla Fienagione, perché siamo molto innovativi e tecnologici anche lì, però faremo un cantiere strettamente dedicato alla minima lavorazione, perché il terreno cremonese si presta tantissimo a questo, ma soprattutto faremo un cantiere dedicato anche al Culti Strip. Cremona è una zona come Mantova di mais, e quindi è giusto far vedere e toccare con mano direttamente i risultati. Quindi innovation on the field. Innovation on the field, esatto. Bene, allora grazie mille Presidente Battini, buona conferenza, e insomma, visto che si festeggiano gli 80 anni di Confai Mantova, noi ci auguriamo che anche la Battini Agri un po' alla volta, sempre di più, prenda sempre più piede. Beh, abbiamo festeggiato nel 2013-45, speriamo di arrivare, come ha fatto Confai, agli 80 anni di gloria come hanno fatto loro. E di innovazione, questo sicuramente non ci si sbaglia. Non lo sottolineo più, perché la nostra azienda si basa solo ed esclusivamente su quella ormai. Grazie mille allora. Grazie a voi. L'ha anticipato il Presidente Sandro Battini, 3 anni di collaborazione, questo accordo che vede Confai sposare Battini Agri, ma perché appunto scegliere l'azienda Battini Agri? Beh, innanzitutto da un paio d'anni a questa parte con la Battini Agri abbiamo avuto dei bellissimi rapporti di collaborazione, dove sono state fatte anche delle convention sull'innovazione. Battini Agri ha delle attrezzature che vorrei dire che sono d'avanguardia e che servono per i contoterzisti e che serviranno anche per il futuro, per poter dare dei servizi anche certificati agli agricoltori per poter accedere poi ai premi che sono quelli della PAC. Questo accordo ci ha molto soddisfatto, anche perché, voglio ripeterlo, abbiamo tastato con mano quanto la collaborazione avvenuta nei seminari che abbiamo fatto è stata molto molto positiva, ha riscosso molto successo, e le aziende di successo vanno anche da parte delle associazioni in un certo senso diciamo premiate, perché noi siamo fautori e siamo sostenitori dell'innovazione, e ci sembra che la Battini Agri sia una figura proprio che rispecchia queste qualità. Ma si cerca sempre di dare di più anche ai vostri soci? Oh, certamente, in un periodo di crisi come quello attuale noi diciamo che non si può guardare il passato, ma bisogna innovare e fare dei passi nuovi in avanti. I passi nuovi in avanti sono quelli di riuscire a suggerire anche ai nostri associati tutte quelle opportunità che il mercato offre, e anche facendo noi della meccanizzazione agricola, in macchine ed attrezzature che riescano a soddisfare tutti questi input innovativi che l'Europa ci impone, anche se un po' pesantemente.
Allora, grazie mille, buon lavoro, buon 80 anni per questa Confai sempre attiva e che ce ne siano altri sempre di più, sempre verso l'innovazione. Speriamo, grazie. Grazie, grazie mille, buon lavoro. Grazie. È davvero un onore poter intervistare il presidente Bollis. Insomma, come sono stati questi 80 anni di Confai Mantova? Beh, 80 anni sono tanti. Io ne ho 70, non ho fatto in tempo a vedere le partenze, però ho visto chi ha iniziato questa avventura di Confai Mantova, che allora si chiamava Associazione Trebbiatori di Mantova. Ho visto il papà di Cappellini, che ho conosciuto e conosciuto abbastanza bene, e poi ho visto la successione, praticamente questa continuità che c'è stata con l'associazione di Mantova sta continuando e credo che continuerà nel tempo, perché è una delle associazioni provinciali più radicate sul territorio e più preparate e più organizzate, naturalmente insieme a quella di Bergamo che presiedo io. Insomma, si cerca di fare un team tutti assieme per aiutare gli agricoltori, perché comunque quello è il focus. Diciamo che c'è stata un'evoluzione da quando si è partita con questa organizzazione, si è sentita la necessità di organizzarsi in associazione per difendere gli interessi di questa categoria che è nata con la meccanizzazione. Oggi il panorama è un po' cambiato e ci siamo adeguati, e sicuramente Mantova è stata una delle prime ad adeguarsi a quelle che sono le nuove esigenze di questa categoria. E per il futuro, quindi, visto che bisogna adeguarsi al tempo che corre, che sta correndo velocissimamente? Certo, e per il futuro noi abbiamo i nostri programmi, i nostri progetti. Oltretutto, quest'anno, per la prima volta dopo 12 anni, prima era un'unica associazione che si chiamava Unima, era un'unica associazione nazionale, che poi per motivi sindacali, per visioni diverse, ci siamo staccati e abbiamo costituito Confai. Oggi invece si sta cercando di creare, e penso che lo creeremo, un nuovo organismo, una nuova associazione che comprenderà sia Confai che Unima, a rappresentare unitariamente il mondo agromeccanico e agricolo. Allora, l'unione fa la forza, buon lavoro, insomma ci auguriamo il meglio per i nostri amici agricoltori che ci mettono tanta passione, però serve anche tanto supporto, quindi grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. La minima lavorazione sta prendendo sempre più piede, però l'Italia sta sposando il progetto Glifosate Zero, giusto Roberto Bartolini? È un problema! Sì, questo è un problema molto grosso, perché adesso vedremo l'Europa come si pronuncerà per quanto riguarda il glifosato. Sicuramente darà altri anni per poterlo utilizzare, però poi i singoli paesi, come sempre succede in questi casi, possono prendere delle decisioni in autonomia. Ora, il ministro Martina ha lanciato questo piano abbastanza discutibile, Glifosate Zero, e questo, se dovesse essere applicato, potrebbe creare dei grossi problemi, perché è ovvio che mentre da un lato la misura 10 di tutti i PSR dà agli agricoltori sovvenzioni per applicare per 5 anni sodo e minima, è chiaro che se non si ha il glifosato, sodo e minima diventano quasi impraticabili. Per cui ecco, diciamo, l'obiettivo è quello di cercare di far sì che effettivamente anche l'Italia possa continuare a usare il glifosato per un po' di anni, fino a che almeno non si sono trovate delle soluzioni alternative, ammesso che ci siano. Anche perché l'alternativa appunto pare che non ci sia. Al momento pare che l'alternativa non ci sia, e quindi cerchiamo di regolarci come stanno facendo gli altri paesi, cioè di lasciare agli agricoltori la possibilità di utilizzarlo ancora per un po' di tempo, perché questo creerebbe sennò dei grossissimi problemi. Bisognerebbe tornare all'aratura e alle lavorazioni tradizionali, il che è un passo indietro che porterebbe costi in più, e quindi in questo momento storico in particolare è un'operazione che speriamo che il nostro ministero non faccia. Ecco, ma studi e pareri sono discordanti dal punto di vista
della nocività del glifosato. Sì, sono 35 anni che si parla di questo, sono stati fatti migliaia e migliaia di studi, non si è arrivati ad una conclusione. C'è da dire che in Italia il salvagente ha analizzato 40-50 alimenti e ha visto che solo in alcuni ci sono lievi tracce di glifosato, per cui bisognerebbe mangiare 300 kg di questi alimenti per poter avere qualche problema, probabilmente. Quindi capiamo che il discorso effettivamente è ancora molto aperto, e anzi la maggior parte degli studi che vengono ritenuti anche negli Stati Uniti più importanti dicono che effettivamente non ci sono problemi. Ecco, però ricordiamo sempre ai nostri amici agricoltori che è bene lavorare con la testa e sempre rispettosi comunque dell'ambiente, perché c'è glifosato e glifosato, c'è modo di porre il glifosato e un altro modo, insomma bisogna comunque stare attenti da questo punto di vista. Sì, questo bisogna sottolinearlo, cioè il prodotto è chiaro che non, il brevetto di Monsanto è scaduto, per cui ci sono effettivamente tanti prodotti in commercio, non sono tutti uguali, e soprattutto bisogna che l'agricoltore e il controtezzista rispettino effettivamente le dosi e lo utilizzano nel giusto modo, perché altrimenti, come per tutte le cose, è chiaro che è la quantità che fa il veleno. Questo è il discorso. Grazie mille Roberto. Grazie a voi. Amici agricoltori, lasciamo con Fai Mantova festeggiare questi primi 80 anni e noi ci vediamo la settimana prossima, dove le protagoniste saranno Fienagione e Minima Lavorazione. Buona domenica a tutti.